Salve ragazzi, sono Flo di YouTube, vi do il benvenuto a questo nuovo video. Oggi andiamo a recensire quel che è stato TLC 2015. Detto questo, buon video. No, questa volta non ci sono gradoni di mezzo, per fortuna. Come sempre partiamo velocemente dal kickoff e ci accompagnano i nostri quattro amici Bontemponi, Renee Young, Corey Graves direttamente da NXT, Byron Saxton e Booker T, che come al solito ci fanno rivivere, ci ricordano cosa ci ha portato a TLC, le varie rivalità eccetera. Andiamo a vedere due o tre cose nel backstage e soprattutto ci viene annunciato che ci sarà un match dove io avevo anche abbastanza hype e voglia di vederlo, ovvero nel kickoff, quindi fra Sasha Banks e Becky Lynch. Nel backstage, come avevo annunciato poco fa, succedono relativamente, come sempre, poche cose, però le cose che mi piacciono di più, mi piace sempre riportarle, quindi partirei subito dagli Usos, che si vede nel backstage che si stanno preparando per il loro match della serata, il tag team ladder match, valido per titoli di coppia detenuto dal New Day, e mentre si stanno preparando arrivano anche i Lucha Dragons e praticamente entrambi i team annunciano che faranno davvero di tutto per diventare campioni e quindi, strano, proveranno a vincere il titolo. La cosa che mi ha anche relativamente divertito nel backstage è stato il segmento fra Ric Flair e Paige, dove abbiamo Paige che interrompe Ric Flair al telefono e praticamente gli ricorda che stasera farà il culo a sua figlia e che soprattutto lui è un po' stronzo perché ruba la scena a sua figlia. Lui gli dice che ha la sua come si può dire, la sua aura potentissima leggendaria, insomma il suo alone leggendario, che quindi è normale che lui rubi la scena, però in ogni caso non gliene frega niente perché sua figlia è la miglior campionessa delle Divas che c'è. Questo praticamente è stato riassunto in 5 parole, ma mi ha divertito soprattutto vedere Flair dire, quando Paige ha detto a Flair ti ho schiaffeggiato a Raw e probabilmente lo farò in futuro oppure stasera, e Ric Flair gli ha risposto non sei la prima, sicuramente non sarai l'ultima. Mi ha fatto davvero divertire perché Flair è Flair. Quindi veniamo al match del kickoff, dove io mi aspettavo davvero tanto, soprattutto, anzi diciamo speravo davvero tanto. Quindi Sasha Banks accompagnata quindi dal suo team bad, Naomi e Tamina, contro Becky Lynch, poveretta, da sola, forever alone. E non è assolutamente paragonabile ovviamente a quel capolavoro che abbiamo visto ad NXT TakeOver Unstoppable, però sicuramente gli hanno dato circa 12 minuti e mi aspettavo gli daranno i 4 minuti settimanali, faranno 2-3 cose a caso. Il match, come ho detto, non è un capolavoro come quello visto ad NXT TakeOver Unstoppable, però sicuramente non è da buttare. Ci sono delle belle prese, è vero? Ci sono dei momenti in cui hai anche il dubbio, nonostante io pensavo quasi scontata la vittoria di Sasha Banks, puoi pensare, ok, Becky Lynch magari si sta mettendo un po' meglio, quindi c'è anche relativamente il fattore dubbio per un certo periodo di tempo. Poi, ovviamente, anche grazie a Naomi e Tamina, Sasha Banks riesce a vincere, come detto, minutaggio intorno ai 12 minuti, quindi anche relativamente buono. Devo dire, a mio parere, con questo minutaggio potevano fare vedere varie cose, però sappiamo, nel kickoff è stato fatto, non voglio dire relativamente a caso, però non, senza una grande o una bella costruzione dietro, quindi diciamo si parte relativamente bene e do un 6 pulito. Potrei dare di più, però non do quel magari quel 6,5 perché so che le due potevano fare di più, porette, non hanno deciso loro di fare un match così a caso, però lo do per magari di fiducia perché la prossima volta faranno sicuramente meglio. Quindi partiamo ufficialmente con quel che è TLC 2015 col pay per view vero e proprio, quindi lasciamo il kickoff e veniamo al pay per view. Quindi partiamo con un triple threat ladder match valido per titoli di coppia detenuti dal New Day, quindi si affrontano ovviamente i campioni di coppia New Day, Big E e Kofi Kingston, con al tavolo di commento il terzo membro del New Day, Xavier Woods, accompagnato dal suo fantastico trombone. Da un'altra parte abbiamo Sin Cara e Kalisto, ovvero i Lucha Dragons, e ovviamente gli Usos, Jimmy e Jay. Devo dire, come match mi è piaciuto tanto. Come opener si parte davvero bene, come ho detto mi è piaciuto, ci sono tantissimi spot e le scale le hanno usate davvero davvero bene, e devo essere sincero, non mi aspettavo assolutamente un match così, in alcune parti anche davvero crudo e violento. C'è una piccola pecca dove verrò alla fine, però è stato costruito relativamente molto bene a mio parere, con tutti i team che si vedono e hanno il loro spazio durante il match, dalla forza di Big E nel sollevare una scala con una mano, dall'agilità di Kofi Kingston, dalla bravura degli Usos fuori dal paletto, con tuffi fuori dal paletto, tuffi fuori dall'ing, agilità, dal saper fare e regalare spettacolo dei Lucha Dragons, soprattutto con Kalisto come vera stella della serata, da menzionare la salita del sol davvero strepitosa fatta uno degli Usos. E altra cosa bella che mi è piaciuta personalmente, lo splash fuori dal paletto su Big E da parte di un altro degli Usos, mi è piaciuto relativamente molto, devo dire, nulla comparabile con la salita del sol di Kalisto, però è stato davvero molto
ben gestito, diciamo, il tutto. Ma se si era partiti benissimo, ci pensano Rybak e Rusev, accompagnato da Lana, a farci riaddormentare. Infatti il match è davvero davvero tanto scialbo. Vince Rusev, e praticamente l'usare Lana in questo modo come praticamente scusa, oddio l'hai colpito, oddio stai attento, è noioso, è una minestra, non dico riscaldata, ma quella della mensa delle elementari che ci davano, che era probabilmente di 2 o 3 mesi prima, surgelata, oddio che schifo. E lo schifo è paragonabile abbastanza a questo match, devo dire. Do un 5 e mezzo, è anche troppo devo dire, però do un 5 e mezzo, perché non ne ho idea, forse perché ero gasato dal match che abbiamo avuto precedentemente, quindi dall'opener, il Triple Threat Tag Team Ladder Match. Abbiamo il Chairs Match fra il campione degli Stati Uniti Alberto Del Rio e lo sfidante Jack Swagger, dove io speravo veramente vincesse perché sono un market di Swagger. Allora, marchismo di Swagger a parte, il match a me è piaciuto. Ho letto diversi commenti non troppo favorevoli a questo match, o diciamo a favore di questo match. Personalmente all'inizio magari è partito un po' a rilento, poi verso la fine con Swagger, con Del Rio che ribatte e risponde alle manovre di Swagger, devo dire mi è piaciuto molto come match. Non un capolavoro fantastico, però a mio parere un 6 e mezzo se lo prende pienamente. Ci sono comunque buone manovre, bello vedere le sedie usate anche decentemente, anche alla fine con Del Rio dove usa la sua stomp su Swagger, è stato fatto e costruito bene. Magari cambierei un po' la mossa Del Rio perché non si può vedere abbastanza con lo stomp, ha relativamente poca credibilità, però è una cosa a parte. Quindi mantiene il titolo degli Stati Uniti Alberto Del Rio, durata intorno a poco più di 10 minuti, però mi sento di dire davvero che è stato un match più che sufficiente perché mi ha intrattenuto e divertito. Ma quella piccola cosa che non mi ha convinto più di tanto, che vi ho accennato prima, è stato, hanno fatto un match davvero durissimo ed è stato bellissimo. Vederli dopo magari scalate nella testa, nella schiena, aver subito colpi improponibili, ritornare subito lì ed essere di nuovo nel bandolo della matassa del match, non mi è piaciuto relativamente alla fine, dove Xavier Woods con un trombone, praticamente un trombone nella schiena al volo, interrompe la salita di un wrestler per arrivare al titolo. Quella cosa lì è stata relativamente poco credibile, ma devo dire ci può stare per far vincere il New Day. Quindi il New Day vince e mantiene i titoli di coppia, e devo dire voto al match. Con quest'opener si parte davvero benissimo, 8 e mezzo. Elimination Tag Team Tables Match, si affrontano la White Family, Braun Strowman, Eric Rowan, Luke Harper e Bray Wyatt contro gli ECW Original, i Dudley Boys, quindi Bubba Ray Dudley e Devon Dudley, con il rientrante Tommy Dreamer e il debuttante da NXT Rhino. Match credo anche giustamente praticamente dominato dalla White Family, e devo dire mi aspettavo, anzi pensavo fosse palese vedere durante il match una gore su un tavolo di Rhino, pensavo fosse quotato 1 a 0,2, proprio al 100% ci sarà, invece non c'è stata. Superiore il match che è stato visto a Raw fra queste due coppie, però è un altro discorso. Devo dire non mi ha divertito e entusiasmato più di tanto, non supera il 6+, magari devo dire sono anche gentile. Devo dire mi aspettavo che rimanesse solo Bubba Ray Dudley, come abbiamo visto alla fine. Bello il momento in cui tenta di dar fuoco a un tavolo, poi subisce una choke slam sul tavolo, però dovevo dire ok, ora dà fuoco al tavolo e ci schianta sopra qualcuno, è palese, e magari la faida continua, Bubba Ray ha un po' più di credibilità, i Dudley acquistano qualcosa. No, non è successo, però ci sta, probabilmente era anche pensabile come cosa. Stranamente la White Family probabilmente vince un feud, visto che ancora si è visto anche a Raw che si sono tornati contro eccetera, però spero personalmente di no. Però stranamente la White Family ha vinto almeno un match /2 compreso Raw, è davvero 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 strana come cosa. Dean Ambrose contro Kevin Owens, valido per titolo intercontinentale detenuto dall'ex campione NXT Kevin Owens. Devo dire la costruzione a questo match mi era anche piaciucchiata. Dean Ambrose contro Kevin Owens, valido per titolo intercontinentale detenuto dall'ex campione NXT Kevin Owens. Devo dire la costruzione a questo match mi era anche piaciucchiata. Il match è anche bello, si sa, Dean Ambrose e Kevin Owens hanno una buona alchimia, abbiamo visto anche fortunatamente noi in Italia il match. E magari non è stato il loro miglior match fatto, probabilmente è stato anche migliore quello visto che abbiamo visto a Roma e Bologna,
Però devo dire, i due ci sanno fare, come detto, hanno una buona alchimia. Il match finisce relativamente sporco ed era anche prevedibile, perché pensavo fosse quasi scontata la vittoria di Kevin Owens. Io vince Ambrose il titolo intercontinentale, quindi diventa campione intercontinentale. Ma la cosa che mi è piaciuta, e devo dire, pensavo fosse finita a un certo punto, quando c'è stata la Dirty Deeds su Owens, quando ha messo praticamente due dita sulla corda, che all'inizio non ho nemmeno capito se l'avesse presa veramente bene. Comunque mette due dita sulla corda e resiste. E poi mi è piaciuto il tentativo di pop up powerbomb ribaltato con Narracarrana, e dove Ambrose vincerà il titolo, perché ho pensato, ok, hanno anche relativamente protetto Kevin Owens da... magari come non hanno fatto con Cena, ma è sicuramente un altro discorso. E vince Kevin Owens. La durata del match è stata anche abbastanza bassa, poco più di 9 minuti e 40, mi pare, a memoria. E me l'ero segnato, ora mi pare 4 minuti e 52, una roba simile. E quindi vince Dean Ambrose il titolo, quindi i tantissimi Marco fan di Ambrose che abbiamo saranno davvero felici. Quindi se state guardando questo video, e vai, sono felice per voi. E nulla, il match mi sento di dare un 6+. Charlotte, la campionessa femminile, mette in palio il suo titolo contro la sfidante Paige. Mi aspettavo un match più simile a quello visto a Survivor Series fra le due. Devo dire, non mi è dispiaciuto nemmeno questo. Penso che le due ci sappiano fare a vicenda sul ring. Però non so se ho gradito più di tanto il fatto di usare Charlotte molto alla Ric Flair, diciamo, che ha bisogno dell'aiutino, anzi più che aiutino, diciamo, della scorrettezza, che si atteggia in un certo modo come il padre. Charlotte ad NXT ha sempre dimostrato di avere un personaggio ben delineato, se vogliamo anche corretto quando è stata face, eccetera. Quindi non so se questa cosa le gioverà molto, però è comunque bello il tributo a Ric Flair, perché alla fine è stato un tributo fatto a Flair. E addirittura Ric Flair interromperà uno schienamento di Paige su Charlotte, quindi salverà la figlia. In seguito Charlotte vincerà, quindi manterrà il titolo delle Divas. Però devo dire, mi è piaciuto relativamente di più il match visto a Survivor Series. Non so perché, l'avevo detto anche nello scorso video, mi era piaciuto come match confronto magari molte critiche che aveva avuto. La durata del match a TLC è anche relativamente buona, supera i 10 minuti. Però devo dire, mi aspettavo di più da questo match. Hanno fatto bene, hanno il loro 6. Però magari alcune gestioni strane, come ho detto, il vedere Charlotte così, potevano fare meglio a mio parere. TLC match fra il campione della WWE Sheamus contro lo sfidante Roman Reigns, valido per il titolo della WWE. Ok, è un match che hanno usato almeno tavoli, sedie e scale, almeno questo lo hanno fatto. E però non sono convinto assolutamente di una cosa: la tenuta atletica di Reigns dopo praticamente 9 minuti di match, mi pare, oddio, non so bene, mi pare fossero 9 minuti e mezzo, una roba simile, 10 minuti insomma. Non riusciva più a sollevare Sheamus con la sua powerbomb, eccetera, ed è, non è una cosa assolutamente accettabile, se vogliamo, per quello che è un futuro main event, anzi lo è già, volta della compagnia. Però il match non fa totalmente schifo come molti si aspettavano. È stato gestito anche bene in alcuni casi. Belle le manovre di Sheamus, il Celtic Warrior, che a mio parere ha fatto il match. Andate a vedere la sua schiena come era ridotta a fine match, quindi il wrestling è finto ovviamente. E mi sento di dire che Sheamus è stato l'MVP del match, se vogliamo, perché Roman Reigns praticamente seguiva ciò che faceva Sheamus. Devo dire, non mi ha convinto più di tanto soprattutto alla fine. Molto prevedibile l'arrivo della League of Nations. Barrett non c'era perché era infortunato e aveva un lieve infortunio al collo, quindi Rusev e Del Rio intervengono durante il loro match e aiutano Sheamus a vincere. Sheamus stacca il titolo di campione WWE, quindi mantiene il titolo anche se lo perderà la successiva notte a Raw, quindi Roman Reigns campione della WWE, ok. E già mi immagino mille domande, eccetera. Però quindi Sheamus mantiene, con l'aiuto della League of Nations, Roman Reigns comunque mena tutti e tre, perché lui è Superman, può, mentre si accinge con una sedia a riempire di botte Sheamus, arriva Triple H, impedisce che Sheamus venga ulteriormente martoriato. Roman Reigns, intanto che Sheamus viene portato via nel backstage,
Superman Punch su Triple H, spear, botte a caso, tavolo dei commentatori, powerbomb e robe varie. Ok, devo dire, Roman Reigns anche tifato, nonostante appena entrato abbia subito diversi boo, quindi il WWE Universe è facilmente atto a cambiare velocemente idea. E quindi devo dire, il match è stato relativamente combattuto bene, se vogliamo pensare all'usare i tavoli eccetera, anche se praticamente ha fatto solo Sheamus, e per il resto c'è poco o nulla. Mi sento di dare un 6,5/7 meno, perché mi è piaciuto soprattutto, mi sono piaciute soprattutto le manovre di Sheamus dove ha spaccato i vari tavoli, soprattutto quella sui gradoni, poi si è buttato sul tavolo, mi è piaciuta molto. E quindi questo più o meno è ciò che è stato TLC. Sì, nettamente superiore a quello dell'anno scorso, visto l'anno scorso TLC End Stairs 2014, brrr, ancora i brividi. Comunque, poi pay-per-view relativamente ben combattuto e ben fatto. Mi sento di dare come voto finale al pay-per-view TLC 2015 un 6 e mezzo, magari anche di fiducia per il futuro, anche se ora abbiamo un nuovo campione della WWE, quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate di TLC. Ovviamente non posso far altro che augurarvi un buon Natale, mangiate come degli animali, diventate degli ippopotami di cibo, perché a Natale si deve mangiare tanto. E come al solito, fatemi sapere qua sotto i commenti i vostri pareri su quel che è stato TLC 2015. E detto questo, ci vediamo alla prossima, buon Natale, ciao!